mamma, M come maestra, M come mondo, M come maggio. Questo è il progetto che facciamo adesso alla Garbatella con tanti bambini e tante bambine. Naturalmente bisogna trovare le fate mamme, io vedo qualche fata mamma, qualche fata mamma. Io sono stata eletta fata. Sì, è stata eletta fata, che a volte mi sembrano pure un po' streghe qualche mammina, qualcuna, le vostre no, le vostre sono proprio fate. E poi le fate maestre bisogna trovare. Le fate maestre, quelle adesso però dipenderà da Mago Olivieri, che gli deve dare la lettera. Può darci che c'è tanto da fare, che le fate maestre non possono. Aspetta, e allora abbiamo pensato, scusami, fa da babà. Scusa, fa da babà. Allora questo lo diamo a lui, che si chiama? Wanchu. E di chi è figlio? Allora, Wanchu, come si dice ciao? Perché io lo sapevo come si diceva ciao. No, neanche mezza parola? Non vuole. Non vuole, benissimo. Allora tieni, Wanchu. Però devi sapere che queste vengono proprio da lontano paese della Cina, da una fata che sta in Cina. Lo devo dire. Queste vengono da un mago che sta in Africa, perché il progetto Mamma Garbatella è molto importante. È molto importante, e se le fate mamme mi aiuteranno, perché adesso ormai è tanto tempo, no? Che va in giro fata Garbatella. Allora, queste stelline che avete, basta andare da Carlotta, bere, fare tre sorsi, tre desideri, e con la bacchetta magica, fini, di sbagli, di bu, tutte le magie puoi fare tu. Naturalmente con l'occhio che abbate l'occhio, che la storia tiene d'occhio, perché lui è capito, essendo nato anticristo. Sapete chi era Cristo? No, ma questo lo diciamo un'altra volta. Comunque siamo nel 2012 ed è l'anno dopo Cristo. Lui però è nato prima, anche vuol dire prima. A Natale. A Natale è nato, il 25. Sì. Vedi che c'è qualcuno che ti conosce, eh? Tu sei nato anticristo, hai visto tutto prima, va bene. Allora, questo progetto, che non dovete pagare nulla, Fata Garbatella viene nella vostra classe a raccontare la favola della storia di come è nata la festa delle mamme di tutto il mondo. Se però non c'è tempo, perché magari avete tanto da studiare in classe, Fata Garbatella viene qui sulla piazza che comanda, e vi viene a raccontare la favola. Oggi è venuto solo a dirtelo e farvi leggere questo foglietto che devono leggere bene le mamme. Qui non c'è la data, il giorno e l'ora, perché dobbiamo aspettare tutto il comitato delle fate mamme, delle fate maestre che aderiscono al progetto, e poi andremo in municipio. Il certo è che ci vediamo tutti quanti invece il 9 giugno alla Fontana Carlotta, così possiamo anche spingere per farla restaurare, perché la povera Fontana Carlotta ha bisogno di restauro. E allora ci vediamo tutti il 9 giugno, che c'è la festa della cultura. Non c'è problema per passarci le notizie, adesso esiste Facebook, esiste Twitter, esiste www.garbatella.org, mi cercate lì e io ogni tanto vi porto qualche foglietto. Domani farò un altro giro e andremo a raccontare al consultorio della Garbatella alle mamme che hanno i bambini da zero, cioè che stanno dentro la pancia, a 6 mesi. Racconteremo questa favola, perché il consultorio è ora che si trasferisce. Fata Garbatella è stata buona dal 2004, adesso si comincia a muovere, si fa aiutare da Striga Garbatellola. Arrivederci, ci vediamo alla prossima. Ciao.